Amici di Eleven Sport, benvenuti a Sennori. Le immagini che vedete vi arrivano in diretta dallo stadio Basilio Canu. Noi qui per raccontarvi la 20ª giornata del campionato di Serie B femminile. È il giorno di Torres Tavagnacco, una gara delicatissima in ottica salvezza. C'è larga anche Poli, vediamo a chi sceglie di andare Concia. È un pallone al centro, arriva Marenic, occasione incredibile per il vantaggio della Torres. La 10 non riesce a prendere la mira e a punire Marchetti. Arriva il cross verso il secondo palo, prende posizione Adam, arriva Wagner, sinistro di Wagner. Palla a centimetri dal palo alla sinistra di Marchetti. Con la Torres che ha tre punti di vantaggio proprio sul Tavagnacco terz'ultima. Occhio al pallone per Iannazzo, colpo di testa. Molto brava Marchetti a tenere lì il pallone anche se in due tempi. Arriva il pallone sul primo palo, la deviazione di Marenic. Tutto fermo. Non ho ben capito quale sia il motivo per il quale è stato annullato il gol di Marenic. Probabilmente la palla è uscita. Erano già fermate le ragazze consce del fallo commesso da Tavagnacco. Punizione già battuta, c'è Poli larga sulla destra. Arriva il pallone buono per Marenic. Altro controllo fantastico della 10 che si gira, calcia col mancino. Aveva le mani dietro, occhio però Wagner. Gran parata di Marchetti, non ha finito la Torres. Deve allontanare Morleo, Devoto con la deviazione. Ma che occasione per l'1-0 della formazione di Ardizione, ancora con Marenic. Bella sventagliata di Concia per Marras, si fa vedere Poli, il pallone proprio verso la numero 18 che lo insegue. Vediamo se riesce a tenerlo in campo, sì, si fa vedere ancora Marras, completamente libera di crossare. Marras arriva il pallone verso il centro, Iannazzo! Che gol bellissimo! La sblocca così la Torres, il quarto in campionato di Morena Iannazzo! Il primo assist della stagione di Clara Marras! Meritatissimo vantaggio per la Torres. Che gol di Iannazzo. Occhio alla imbucata per Diaz Ferrer, mancino della 11. Palla non lontanissima dall'incrocio. Bella palla per Poli, c'è un po' di spazio per Angelica Poli. Marenic e Iannazzo a riempire l'area. Il pallone ancora verso la 14. La palla passa e il gol è di Angelica Poli. 2-0 per la Torres, era con tutta probabilità un cross, ma va benissimo così. Segna ancora la Torres che raddoppia al 32esimo minuto. 37esimo in corso, Wagner, palla verso Iannazzo, colpo di testa fuori, ma ancora pericolosa Iannazzo, ancora in attacco la Torres. Devoto non la molla, Samia recupera, e allora Marenic. Mancino di Marenic, Marchetti vola e mette fuori a un passo dal 3-0 la Torres. Raddoppiata deve servire Wagner, eccolo il pallone per la numero 9, controllo e cross, la palla verso il centro, Adam a centimetri dal gol del 3-0. Pallone per Marenic, colpo di testa, ancora vicinissimo al gol la Torres. Cross stavolta verso il secondo palo, Concia con la testa, ancora in attacco Tavagnacco, Taleb alimenta, colpo di testa! Di mezzo allo svantaggio Tavagnacco, chiedevano una posizione di fuorigioco che non c'è. Il gol dovrebbe essere stato segnato da Giulia Diaz Ferrer, accorcia le distanze il Tavagnacco con la sua miglior giocatrice. Accelera andando da Wagner. Vediamo cosa sceglie Wagner, va in porta col destro Marchetti. Gregorio, è un passaggio per Marenic. Taleb non la molla, Marenic mantiene comunque il possesso. Passa anche su Iannazzo, in buca per Devoto, una gran palla in area. Devoto, mancino, la parata di Marchetti, ancora Devoto, allontana Magni. Marras anticipata da Andreoli, occhio ancora alla 17, che calcia, Dejana la tiene lì. E allora Torres che recupera, ancora Iannazzo, adesso da Marenic, il controllo della numero 10, sola però ad attaccare tutta la difesa schierata. Si fa vedere Adam, il pallone è proprio per lei, la palla passa, Adam può puntare verso l'area di rigore, tira col destro! E 3-1 per la Torres, Sami Adam!
Nuovo doppio vantaggio della formazione di Ardizzone con l'ex giocatrice del Napoli che segna il primo gol con la maglia rosso-blu. Peddio, il cross, Marenic. Tocca lei per Blasoni. Mezza al mancino. Occhio a Iannazzo destro! Sono 4 per la Torres e doppietta per Morena Iannazzo. Colpo del KO definitivo. Sta gara l'ha vinta la Torres. Testa di Concia. Fallo per gioco pericoloso su, meglio, di Elena Marenic, ma non c'è più tempo. Fischia 3 volte Cipolloni. Vince la Torres 4-1.